Ho comprato un certificato a capitale garantito che rende oltre il 4,40% netto all'anno. O quasi. In questo video vi spiego perché abbiamo deciso di comprare questo titolo e quali sono le sue caratteristiche. Ovviamente in descrizione trovate l'ISIN, ma prima di andare a cercarlo vi consiglio di seguirmi fino alla fine perché ho ottenuto l'informazione più importante per il finale di questo video. Per chi fosse nuovo del canale, oltre a parlare di investimenti e finanza personale, racconto ogni aspetto finanziario della mia famiglia. Ad inizio mese infatti pubblico un video aggiornamento sul nostro patrimonio e sul nostro cash flow, il tutto con l'obiettivo di smettere di lavorare e vivere di rendita. Se vi interessano questi argomenti, iscrivetevi. In questo video vi avevo raccontato che ho venduto 26.000 euro nominali del nostro BTP Green 4%, scadenza 2035, realizzando un guadagno di quasi 1.500 euro, il tutto senza pagare un centesimo di tasse. L'ho fatto esclusivamente per compensare delle minusvalenze che altrimenti sarebbero scadute a fine anno. Per i dettagli ovviamente trovate il link al video qua sotto in descrizione. Ma come abbiamo reinvestito quella cifra? Beh, come dice anche il titolo di questo video, abbiamo deciso di comprare un certificato. Vediamo quindi quali sono le caratteristiche di questo investimento e perché si sposa bene con le nostre esigenze. I certificati sono strumenti abbastanza complessi e variegati, ed in questo video ci limiteremo a parlare dello strumento che abbiamo comprato noi. Per altre informazioni ci vediamo nei commenti e, perché no, in un prossimo video. Innanzitutto, perché abbiamo deciso di comprare proprio un certificato? La risposta è semplice, perché è uno strumento che ci permette di abbattere le minusvalenze che ho in scadenza nel 2027. I guadagni ottenuti con i certificati, indipendentemente che derivino da cedole o aumenti di prezzo, sono infatti considerati redditi diversi e non redditi da capitale. Questa importante differenza li rende molto interessanti per chi, come me, ha delle minusvalenze da recuperare. Se volete approfondire questo tema, vi consiglio di recuperare quest'altro video. Dato che questi 26.000 euro derivano dalla vendita di un BTP, un cosiddetto investimento a capitale garantito, non ce la siamo sentita di esagerare con il rischio. Abbiamo quindi scelto un certificato a capitale protetto. Questo significa che a scadenza l'emittente sarà obbligata a restituirci il valore nominale del nostro investimento. Come per le obbligazioni, tuttavia, esiste il cosiddetto rischio emittente, quindi consiglio spassionato: se deciderete di comprare un certificato, oltre alla caratteristica del contratto, verificate anche chi è l'emittente. Il nostro certificato è emesso da Marex Financial. Il sottostante del nostro certificato è l'indice Standard & Poor's 500, il più famoso indice di borsa americano, che racchiude le 500 aziende americane più capitalizzate. Dato che il certificato è stato emesso a marzo 2023, lo strike price, il prezzo obiettivo, è molto più basso rispetto al valore attuale dell'indice, mentre sto registrando lo Standard & Poor's quota circa 4.700 punti, mentre a marzo, quando è stato emesso, valeva poco meno di 3.900. Questo fattore è molto importante per quel che riguarda il pagamento della cedola, dopo vi spiego perché, mentre è del tutto irrilevante per quel che riguarda il discorso rimborso del capitale a scadenza, dato che, come detto prima, parliamo di un certificato a capitale protetto, con una protezione del 100%. Piccola parentesi, avrei preferito un indice europeo, per evitare la solita sovrasposizione agli Stati Uniti del nostro ETF MSCI World, ma al momento non ho trovato nulla di interessante sul mercato europeo. Le mie minusvalenze scadono a fine 2027 e questo certificato, avendo scadenza marzo 2027, è anche in questo caso perfetto per le nostre esigenze. Non è inoltre previsto il rimborso anticipato, cosiddetto autocallable, ed anche questa caratteristica si sposa benissimo con i nostri obiettivi. È ideale in quanto le cedole verranno pagate fino al 2027, permettendoci quindi di abbattere più minusvalenze possibili. Ma quanto è questa cedola? Ogni tre mesi è previsto il pagamento di una cedola dell'1,1%, che significa quindi un 4,4% all'anno, ma a differenza di quello che capita con le obbligazioni, la cedola non è garantita. Ogni certificato può avere una struttura differente. Il nostro prevede il pagamento della cedola a condizione che il sottostante, l'indice Standard & Poor's, valga almeno il 50% dello strike price, ovvero il suo valore iniziale.
In gergo tecnico questa percentuale è definita barriera. Questo significa che per ottenere la nostra cedola, lo Standard & Poor's 500 non deve scendere sotto i 1946 punti. Questo certificato inoltre ha un'altra caratteristica interessante, sempre legata alla cedola. Se un trimestre, in occasione del pagamento, il nostro indice di riferimento si trovasse al di sotto della barriera, non riceveremo ovviamente alcun pagamento. Ma grazie al cosiddetto effetto memoria, avremo la possibilità di recuperare questa somma non pagata nei trimestri successivi, ovviamente se l'indice sarà nel frattempo tornato al di sopra della sua barriera. Chi segue i video sulla nostra Financial Update sa che non amo gli strumenti a distribuzione, ma in questo caso mi sento di fare un'eccezione, dato che queste cedole non vengono tassate. Un'altra importante informazione è ovviamente il prezzo pagato per il nostro certificato. Il valore nominale di questo certificato è 1000, mentre noi lo abbiamo acquistato ad un prezzo, comprese le commissioni, di 997 euro, leggermente sotto la pari, quasi alla pari, dai. Avremmo potuto sicuramente spuntare un prezzo migliore. Oggi, ad esempio, riuscirei a comprare 990, ma non saranno quei pochi spiccioli a fare la differenza. Chiaramente, in caso di liquidità aggiuntiva, potremmo valutare un ulteriore acquisto a condizione che il prezzo resti più o meno quello di oggi. Considerando le caratteristiche del certificato ed il valore attuale dell'indice Standard & Poor's 500, potremmo quasi considerare questo investimento come un'obbligazione, con alcune differenze. A parità di rating e scadenza, il rendimento potenziale del certificato è sicuramente più elevato. Abbiamo la possibilità di compensare le minusvalenze, aumentando quindi il rendimento netto. Il rendimento non è garantito, ma quasi. Perché questo certificato non paghi le cedole, infatti, il più importante indice di borsa americano dovrebbe perdere il 60%. Non impossibile, ma alquanto improbabile. E vi ricordo che, in ogni caso, anche in questo pessimo scenario, il nostro capitale sarebbe comunque garantito dall'emittente. Ma quale sarebbe quindi questa importante informazione che ho lasciato alla fine del video? Se ci avete fatto caso, ho detto più volte che le caratteristiche di questo investimento sono ideali per le nostre esigenze. E questo, secondo me, è il messaggio più importante di tutto il video. Il mio, infatti, non vuole essere assolutamente un consiglio per gli acquisti. Anzi, l'obiettivo di questo video e del canale in generale è accrescere l'educazione finanziaria. Analizzate la vostra situazione finanziaria, definite i vostri obiettivi, studiate la vostra strategia, individuate quegli strumenti che potrebbero permettere di raggiungere i vostri obiettivi e studiatene le caratteristiche. Non copiate quello che fa uno youtuber, il vostro collega, un tizio al bar. Iscrivetevi. Ciao!